Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi torniamo molto alle origini del canale, si parlerà di black metal, si parlerà di della seconda wave di black metal e oggi andiamo a tradurre una delle lettere di Euronymous, perché anche Euronymous ovviamente mandava le lettere, siamo appunto negli anni 90, questa è dell'89, comunque sia il periodo storico è quello. E innanzitutto facciamo una prima considerazione sulla lettera, leggiamo la lettera e poi ne parliamo. Indovinate un po' nel mio canale qual è la percentuale di non iscritti che guardano i miei video? È bassa, è molto bassa. 80%. Signori, su via, non vi fate parlare male, dai, iscrivetevi al canale. È una cosa semplicissima, dovete cliccare solo un tastino, dai. Ho trovato in giro per il web le scansioni delle lettere di Euronymous ed ho quindi deciso di tradurle e portarle sul canale per fare luce su questo personaggio molto controverso. Queste lettere ci raccontano la vita di Øystein in modo molto semplice. Inizia la lettera, ci racconta alcuni eventi e dobbiamo aspettare una prossima per sapere altro. Per capire a fondo queste lettere bisogna fare purtroppo i vari collegamenti tra le diverse epistole che ha mandato, utilizzando altre informazioni che già abbiamo sulla vita di Øystein. Tutte queste lettere a quanto pare sono prive di nome e di data, quindi bisogna fare uno sforzo ulteriore per capire dove collocare temporalmente la lettera che stiamo leggendo, appunto. Questa che vi sto portando oggi è tra le più vecchie ed è indirizzata a Morgan, il chitarrista fondatore dei Marduk, che tra l'altro ha militato anche negli Abruptum. Vi dice niente questo nome? A prima vista le lettere sono scritte su macchina da scrivere e su carta semplice. Ovviamente, come per le lettere di Dead, non avendo le altre lettere non riusciamo a capire appieno il contesto. Questa lettera molto probabilmente è stata scritta nell'89, poiché fa riferimento all'album The Awakening dei Merciless, che sta per essere pubblicato. Questa è sicuramente la lettera in cui è stato dato inizio alla corrispondenza tra i due e lo deduciamo proprio da Øystein, che chiedeva se dovesse scrivere in inglese o svedese. Ciao Morgan! Grazie per la tua lettera. Non importa se scrivi in svedese o in inglese, perché capisco molto bene lo svedese. Ma ci sono spesso problemi per le persone svedesi a comprendere il norvegese, perché alcune parole sono molto diverse. Noi norvegesi siamo abituati allo svedese perché abbiamo la televisione svedese. E questo però non è così in Svezia. Beh, sarebbe davvero fantastico per noi se potessi aiutarci a vendere i dischi. Abbiamo prezzi all'ingrosso a partire da 10 copie. Ma dovresti sapere che ho dimenticato di dirti. Allora, raga, qui c'è un piccolo problema di fondo, perché ve lo faccio vedere. Praticamente qui è cancellata la parte scritta appunto con la macchina da scrivere e è stato scritto a mano. Ora, la risoluzione di questa, la risoluzione appunto dell'immagine non mi permette di capire che cosa c'è scritto e quindi purtroppo rimane un po' in sospesa questa frase, mi dispiace. Oggi abbiamo ricevuto una lettera da un ragazzo in... Per quanto riguarda questo invece credo sia, se riesco a decifrarlo, sembrerebbe dalla Romania, non ne sono sicuro, prendetelo molto con le pinze questo, eh. In più CBR e House of Kicks volevano vendere anche loro, gli stessi Merciless ovviamente. Quindi non so se il mercato in Svezia sarà invaso, ma CBR mi ha detto che potrebbero facilmente vendere 700 copie se le commerciassimo con i... Regà, lo so che state aspettando questo momento, lo so che godete nel sentirmi pronunciare nomi impronunciabili. Questo veramente, regà, è impronunciabile. Krixalters. Ma
ma dato che conosciamo principalmente persone che ascoltano death metal, non possiamo farlo. Quindi probabilmente se ne venderanno solo 100 o giù di lì. Non lo so. Comunque, probabilmente è una buona idea venderli durante quei concerti che organizzi. Ma sono sicuro che tu sappia meglio di me. Beh, il prezzo è di 40 NOK, SEC 36. Allora, 40 NOK sono le corone norvegesi e equivalgono appunto a 36 SEC, che sono le corone svedesi. Ora, sinceramente, non mi metto a fare il cambio negli euro, però se... vediamo un attimo. Vi basti sapere questo, insomma. Ciascuno. Più spese di spedizione. Le spese di spedizione sono quasi nulle se li inviamo come posta di superficie, quindi è davvero consigliabile. Quando saprò esattamente quanti ne vuoi, ti darò il prezzo totale. Non so se sei interessato a inviare i soldi in anticipo. Ci aiuterebbe molto nell'avvio di questa etichetta. Siamo davvero a corto di contanti, ma lo siete anche voi. Io sono favorevole ad inviarti i dischi prima e tu puoi inviare i soldi quando sono venduti. Sta a te decidere. L'LP è stato un po' in ritardo dalla fabbrica di dischi in Olanda, ma dovrebbe arrivare qui in meno di una settimana quando leggerai questa lettera. Spero che Carlen e la gang non ci odino troppo, hanno aspettato a lungo. Le cose stanno andando piuttosto bene per i Mayhem. Ci stiamo preparando per alcuni concerti brutali adesso. E stiamo creando le canzoni per il prossimo LP. Abbiamo deciso che preferiamo fare un LP anziché un EP. Si chiamerà The Mysteries Dum Satanas e sarà brutale. Non so ancora quando verrà pubblicato perché abbiamo molto da fare in programma, come tour in Unione Sovietica e in Turchia, eccetera, eccetera. Sì, certo, ci piacerebbe suonare in Svezia. Se puoi darmi ulteriori informazioni sarebbe fantastico. Ma sappi che abbiamo uno spettacolo abbastanza disgustoso, che include teste di maiali su picchetti, odore di carne marcia sul palco e alcuni effetti simili. E se il concerto è molto buono, Dead si tappa e sta sul pubblico. Se tutto ciò non è un problema, ci siamo. E ci piacerebbe almeno ottenere le spese pagate. Non chiederemo nulla, ma se hai la possibilità di darci un po' di denaro per il concerto, i concerti, non ci dispiacerà troppo. Siamo davvero al verde ed è fantastico ottenere un po' di soldi per aiutarci a sopravvivere, ma almeno le spese di viaggio, il cibo e un posto dove dormire devono essere coperti. Penso che avremo presto delle magliette e, se funziona come spero, saranno estremamente nere, anche sul retro, non lo so. Ti manderò una foto dei Mayhem la prossima volta, ma ricordamelo, va bene? Questo dovrebbe essere tutto, spero di risentirti presto. The Death Crash Fest è davvero un nome fantastico, ottimo. PS, a proposito, forse potremmo collaborare un po' per i concerti in futuro, perché vorrei far sì che le band che firmano con Death Like Silence facciano un tour qui, come gli Imperator dalla Polonia, sono i prossimi su Death Like Silence. Saresti interessato ad aiutarci con questo? Allora, bene signori, qui voglio andare a parlare un po' delle mie considerazioni riguardanti questa lettera, fare un po' di, tra molte virgolette, confronto tra le lettere che stiamo traducendo di Dead e le lettere di Euronymous. A parere mio sono quasi completamente diverse, perché da quello che ho notato, penso che l'abbiate notato anche voi, le lettere che ha scritto Dead sono molto più personali, se così vogliamo dire. Ci fa entrare nella sua vita, ci racconta delle sue passioni. Dead era un tipo che cercava appunto qualcuno con cui condividere le sue passioni, perché si sentiva molto solo, ecco, e cercava appunto qualcuno con cui parlarne. Euronymous lo vedo molto più imprenditore, cioè tra molte virgolette imprenditore, lo vedo molto più la parte promozionale del gruppo, cioè nel senso cerca appunto di vendere i Mayhem, vendere appunto il gruppo Mayhem, la musica dei Mayhem. Guarda caso, poi ci stavo pensando, quando... sia nelle lettere di Dead, nelle lettere che ha scritto Dead, oppure nelle lettere che ha scritto Euronymous, si parla praticamente solo di Dead ed Euronymous. Cioè, gli altri membri della band non esistono praticamente, né Necrobutcher, né appunto Hammer. Questa cosa la devo capire, sinceramente non lo so.
però comunque sia, vorrei capirla, forse perché sono i membri quelli un po' più importanti in quel periodo di tempo. Detto questo, stavo parlando appunto delle passioni di Ted e delle passioni di Euronymous. Effettivamente forse da qui ci fa capire però quanto Euronymous avesse proprio questa passione, la passione proprio del far conoscere il gruppo, dell'imprenditorialità, della musica. È comunque sia una passione molto diversa da quella che aveva Dead. Dead aveva proprio la passione per il macabro, per le leggende. Per quanto riguarda Euronymous invece abbiamo un altro tipo di passione e si nota veramente tanto, anche perché sono appunto due tipi di persona diversa, di personalità diversa. Altra cosa che vorrei mettere appunto, vorrei mettere i puntini sulle i, è per quanto riguarda appunto la situazione che stavano passando. E qui ce lo dice Euronymous in prima persona, quando appunto gli va a chiedere se poteva pagare in anticipo, così avrebbe aiutato praticamente il gruppo, perché se la stavano passando male. Siamo nel 1989, ce lo conferma anche che nella lettera c'è scritto stiamo per andare a fare un tour nell'Unione Sovietica. Sapete com'è Unione Sovietica? Quindi sì, questo ci ribadisce ancora di più il fatto che se la stessero passando veramente male. E a Morgan gli viene chiesto in modo molto tranquillo, cioè nel senso, se puoi pagarci prima ci aiuteresti molto a sponsorizzarci, tra molte virgolette. Però Euronymous in questo momento capisce anche la situazione di Morgan, perché dice immagino che anche voi stiate messi così. Questa è un po' praticamente la situazione di appunto i giovani che si affacciavano sulla musica negli anni 90. E vorrei appunto ricollegarmi appunto alla recensione che ho fatto sul film, che appunto parlavo di questa cosa, parlavo di quanto fossero poveri in quel momento, di come non se la stessero passando bene. Allora, tanti mi hanno detto però Euronymous i soldi ce l'aveva, i soldi se la passava abbastanza bene, perché aveva comunque genitori benestanti. Sì, ok, Euronymous aveva genitori benestanti, anche nel film si vede, ma ha deciso appunto di andare a vivere da solo, e lì si apre veramente un'altra parentesi. Penso che possiamo fare tanti esempi di persone che io in primis, per esempio, se vado a vivere da solo è diverso da stare a casa con i miei. Devo andare a pagare le bollette, devo andare a prendermi da mangiare, se non ho un lavoro non faccio niente. Quindi in poche parole è così, cioè nel senso, loro avevano praticamente puntato tutto su quello e era quello che gli dava da mangiare. Se non riuscivano a vendere, se non riuscivano a rimediare un po' di spicci, non si mangiava, non si pagavano le bollette. E qui, regà, ce lo dice Euronymous in persona la situazione che stavano passando. Non è che lo dice Pinco Pallino che appunto passa così e dice no, ma Euronymous e Dead erano poveri. Erano poveri, sì, ce lo dice pure, cioè qua ce lo dice la fonte proprio. Quindi non lo so, più autorevole della fonte che cosa volete. Detto questo, signori, io penso di aver detto veramente tutto. Spero che la lettera vi sia piaciuta, spero che questo contenuto vi sia piaciuto. In questo momento, in cui sta uscendo il video, io sono a Montelago. Molti di voi ovviamente non ci sono, ma io sono a Montelago, probabilmente sto facendo già il vlog per far uscire un video su Montelago, per come è andata tutta quanta il mio primo Montelago, ecco. Sono veramente contento, non vedo l'ora di andare. Io adesso che sto registrando il video non vedo l'ora di andare. Quando lo state vedendo già ci sono e sarò tipo ultra fomentato. Quindi guardate le storie su Instagram se vi interessa appunto sapere come sta andando, così almeno mi seguite anche su Instagram. Detto questo, niente, se il contenuto vi è piaciuto e pensate che me lo merito, lasciate un bel like stampato qui sotto. Se vi piacciono questo tipo di contenuti e avete visto più di un video nel canale, vi consiglio di iscrivervi al canale, così non vi perdete i prossimi, anche perché di lettere di Euronymous ce ne sono parecchie, di lettere di Dead dobbiamo ancora finire di tradurle. Signori, arriveranno tutte quante le traduzioni,
arriveranno anche le interviste che sono state fatte negli anni 90 ai membri della scena black metal. Vi traduco veramente tutto, quindi regà, iscrivetevi che nei prossimi mesi sta arrivando il panico di contenuti. Signori, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Io vi saluto, vi ringrazio, ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti.